Allora, siamo a Campo Ligure e scopro esserci il Museo della Filigrana. Sono qui con Mario che gentilmente si presta a questa tortura. Sto andando al Museo della Filigrana dove incontrerò Mario che gentilmente, siccome è giorno di chiusura, mi apre il museo e mi racconta. Eccolo! Il Museo della Filigrana di Campo Ligure nasce tra il 1983 e il 1984 su volontà dell'amministrazione comunale che mette a disposizione i locali per esporre questa collezione privata. La filigrana si espande in tutto il mondo e la particolarità di questo museo è proprio il fatto della lavorazione, la diversità tra i vari paesi. Questo museo nasce grazie alla volontà di Pietro Carlo Bosio, che era un ex dirigente Ansaldo, appassionato di filigrana, che a un certo punto della sua vita decide di dedicarsi completamente alla lavorazione e alla realizzazione della filigrana. Lui raccoglie tutta questa collezione, tutti questi oggetti, girando il mondo per oltre 40 anni. E nel 2001, prima di morire, decide di donarli interamente al comune di Campo Ligure. In quest'area del museo ritroviamo i vecchi strumenti di lavorazione della filigrana. Raccontami un po', Mario. Allora, si parte dalla fusione, quindi in principio i mantici per soffiare sulla legna e il carbone che dovevano far fondere il metallo. E la lega principale della filigrana è la fusione argento e rame, che è la più comune. Poi esistono tre tipi di filigrana che sono meno sviluppati, che sono quella in oro e quella in argento rame bagnata in oro. Passiamo poi alla seconda fase, che è quella della trafilazione. La verga che si ottiene viene fatta passare, in principio veniva fatta passare attraverso queste filiere per ottenere via via un filo più sottile. L'evoluzione di questo macchinario è stato quello della trafilatrice a rulli. Questo permetteva di non essere più legati alla lunghezza del filo. Terza fase di trafilazione è quella del passaggio attraverso dischetti di rubino. Il rubino è una pietra molto dura e quindi riesce a rendere il diametro del nostro filo del diametro desiderato. Ultima fase di lavorazione: la torcitura. Il nome filigrana deriva dal fatto che i fili sono intrecciati e poi schiacciati. La prima macchina per intrecciare i fili è una semplice ruota di bicicletta. È stata un'evoluzione molto importante nella lavorazione della filigrana perché ha permesso di velocizzare molto questo processo, che in principio veniva realizzato a mano. E l'evoluzione? È stato il torcitoio meccanico, che prende spunto dai torcitoi che erano presenti in Valle Scura diversi anni fa nei numerosi cotonifici, perché sfruttavano la forza del fiume. E nei cotonifici ovviamente torcevano il filo di cotone e questa macchina torce il filo d'argento che ha più o meno lo stesso diametro. E chiedo a Mario, ma Mario, gli italiani sono brava gente? Ma sicuramente sì. La loro tenacia è risaputa e forse sarà il caso davvero di mettere in campo l'arte dell'arrangiarci degli italiani, perché di questi periodi soprattutto un po' di fiducia non guasta.
Perciò Mario, abbiamo visto che all'interno del museo la filigrana arriva un po' di tutto il mondo. Ma quando nasce la filigrana? Come ti dicevo, la particolarità degli oggetti in filigrana è proprio questa, perché un'origine vera e propria della filigrana non si è ancora riusciti a darla. Si sviluppa... Mi hai visto? Spettacolo!